Prego. Come preside in proroga, perché la facoltà è in proroga, preferisco rilevare quelli che sono gli aspetti più direttamente interessanti, il mio background personale come docente universitario e l'interesse molto diffuso e molto elevato che ha questo convegno sotto il profilo della sanità pubblica in termini di erogazione di prestazioni assistenziali, di costi, un argomento adesso molto gettonato, molto interessante e che attrae l'attenzione di tutti. La sanità pubblica per questi problemi è fortemente coinvolta perché proprio in questi giorni, seguendo una consulenza che devo fare, ho visto che la BPCO è la prima causa di morte proprio qui a Modena, nella provincia, tra le malattie respiratorie e non tumorali, quindi carico di sofferenza per i colpiti e per questa patologia. Non solo, ma proprio come epidemiologo igienista è molto interessante andare alla ricerca sulle fattori di rischio associati e quelli in particolare che possono essere rimossi. Che siano poi personali, di tipo, sociale, comportamentale, chiaramente fumo di sigaretta prevale su tutto, e non solo quello attivo, ma anche quello passivo, ma anche quelle problematiche di tipo, generale di popolazione, come possono essere il traffico motorizzato, che di gran lunga sopravanza la problematica che adesso è molto di moda in questi territori, e cioè l'impatto dei termovalorizzatori. Penso che conoscere bene queste patologie, la loro collocazione nel contesto sociale e territoriale, le spese che comporta la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, e poi infine i fattori associati che ne modulano le dimensioni, sia un contributo molto importante che i nostri gruppi di studio diretti e guidati dal professor Fabbri nel parte universitaria e di parte ospedaliera, all'azienda policlinico, possono portare alla collettività modenese.